Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita, come uno che appena nasce è cattolico apostolico romano. Cattolico, pazienza, apostolico non so cosa vuol dire, ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni e che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino Ronco Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccarla. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci, se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco del lotto, con la differenza che al gioco del lotto il popolo qualche volta vince. In democrazia? Mai. E se viene fuori il 50 e il 50? Ecco. Questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così. Per anni, adesso che c'entra, adesso è tutto diverso, è chiaro, è successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi, e beh, adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50, virgola talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece,
quella gli va bene. Auguri, auguri.